La Versilia perde una pietra miliare del divertimento. Il Signore della Notte era chiamato così Gherardo Guidi, patron della capannina di Forte dei Marmi, morto all'improvviso per un malore all'età di 84 anni. Imprenditore, amante della Versilia, ha fatto del suo locale, diventato noto in tutta Italia, un teatro per i film, uno tra tutti Sapore di mare di Carlo Vanzina. Un'atmosfera che si poteva trovare solo lì. Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella, Luca. E il Guidi lo sapeva bene. Una vita passata a mille all'ora, amico delle più grandi star, da Peppino Di Capri a Gino Paoli, da Grace Jones a Gloria Gaynor, da Mina a Gianni Morandi, passando per Edoardo Vianello, Patti Pravo, Little Tony e Don Bachi, fino a Jerry Calà. Molti VIP ospiti nelle sue sale in riva al mare, dagli Agnelli ai Barilla, da Marzotto a Moratti. Difficile trovare chi non è mai passato da quella discoteca e piano bar, uno dei rari punti di riferimento internazionali per la vita notturna. Guidi, poliedrico, ha prodotto trasmissioni televisive e film. Nel 2017 ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo Così ho sedotto la notte, i segreti della capannina, curata dal giornalista Gianluca Tenti. Un uomo che si è fatto da solo, la sua attività inizia quando nel 1960 si trovò in mano le chiavi di un locale notturno